Buongiorno a tutti quanti. Oggi proviamo una novità tutta italiana. Crema da barba alla lavanda, ideata da Paolo Colnaghi di Rasoi Milano. Purtroppo me ne sono accorto dopo che era di saponificio Anna Maria. Speriamo in bene che funzioni perché non è un marchio che a me fa tanto impazzire, sono un po' più sincero. Soprattutto quello che mi interessava a me era questo nuovo rasoietto. Vi dico la verità, non riesco a capire che funzionalità possa avere una testina slant, cioè nel senso una testina storta alla fine, perché non è una testina slant, è la testina normale, almeno io la vedo normale, posizionata così, perché dopo tu quando ti vai a radare non è che lo tieni dritto, bene o male, segui sempre. Cioè, lo raddrizzi automaticamente con la mano, a me mi verrebbe da pensare così. Vediamo come va in rasatura. Può essere che magari mi sbaglio. Ah, ci ho montato una lametta eccezionale che a me piace molto, le Gillette Natchet. Ok. Ah, ecco, mi sembrava a me di sentire la puzza di taglio. Difatti è tagliovato. No, pensavo fosse un vegetale perché non avevo mai provato i tagliovati di saponificio Anna Maria. Però adesso usandolo si sente un po' la lavanda, ma sentivo tanto la puzza di taglio. E difatti ecco il taglio. Che la cosa che ne senta la puzza non è sicuramente un punto a favore. Vedremo, dai. Ho detto, ma come mai un sapone vegetale che puzza di taglio? Sì, anche il taglio bisogna saperlo saponificare, perché altrimenti puzza. Sembra di sentire qualche sapone vecchio di qualche anno taglioato, magari anche tenuto un po' male. Che butta fuori sto odore qua, non è una cosa che proprio mi fa tanto impazzire. Speriamo almeno abbia una resa migliore di vegetali. Questo è peggio della Kaizen 2. Dopo si sente forte, forte, forte. Almeno monta. Sapone monta bene. Peccato che la profumazione è 50% lavanda e 50% taglio. Questa, insomma, va a gusti.
Almeno ha un bel montaggio e tiene bene il montaggio, almeno quello. Vediamo sto rasoietto. Non è facile progettare un rasoio senza passare per i cinesi che hanno le fabbriche che li fanno, e quindi l'unica via di mezzo è quella di fare quella stampante 3D o stampi plastici. Allora, il taglio è piacevole, bisogna dire quello che è. Adesso vediamo come si comporta nelle altre passate. Diciamo che comunque 25-26 euro, quello che è, magari. Io opterei, adesso vediamo intanto come va, come magari pennello da viaggio, ecco, hai un pennellino da viaggio, un rasoietto da viaggio, in plastica così non hai neanche paura che ti si ammacchi o ti si rovini, insomma anche una certa resistenza, non si striscia, lo porti via comodo, non pesa nulla, dà anche meno all'occhio, insomma, che magari qualcosa di metallo. Non so, usarlo tutti i giorni, non lo so. Io prediligo rasoi in metallo, in acciaio, comunque non qualcosa che mi ricordi troppo. Che mi ricordi troppo il multilama. E questo qua te lo ricorda un bel po'. La sensazione sul mio viso non è quella dello slant, perché come vi ho detto non è uno slant, e quindi quando io mi metto a radare, c'è poco da fare, lo raddrizzo io, quindi non lo so se dritto mi farebbe una differenza, dubito. No, l'unica cosa che comunque mi sta piacendo è che il taglio del rasoio mi sembra molto piacevole. Adesso vediamo in contropelo, cioè nel senso, sembra abbia una buona profondità, quindi un bel taglio, ma non mi sembra aggressivo. Sto scolando un po' di sapone.
Guarda, ragazzi miei, la puzza di Tylov è veramente ingombrante. Tra l'altro non lo sopporto tanto. Cioè, mi piacciono i Tylovati, ma la puzza di Tylov proprio è una cosa che mi dà un fastidio enorme. Mi è capitato magari di prendere qualche Tylovato che c'ha qualche annetto e sta puzza di talo proprio no. Non tutti, perché se un talovato fatto bene, comunque c'ha una sua durata. Questo qua è fatto nuovo, non dovrebbe puzzare così, ma secondo me un sapone così, fra un anno senti solo il talo, non senti neanche più la lavanda. Sapone comunque al di là della profumazione che come sto dicendo a me non piace, cioè vedete io lo prendo così però di mio lo raddrizzo già, cioè anche senza volerlo quando io prendo in mano il rasoio io nella mia mano lo metto già dritto, se cioè, ho la mano storta ma ho il rasoio dritto quindi non. Sembra una cosa più che altro curiosa da vedere, ma comunque, nonostante sia un Tylovato, guardate, guardate come tende a smontare. È proprio che tutti i saponi che ho provato di saponificio Anna Maria, alla fine tendono un po' a smontare. Se devi non metterci acqua. Anzi, è un po' scomodo perché, ad esempio, in questa zona qua senti che devi raddrizzare tu. È una cosa un po' boh. Boh, io la trovo inutile. Dopo sarò io che magari non riesco a capire, però io la trovo una cosa inutile. Lo poteva fare dritto e secondo me sarebbe stato un bel rasoietto lo stesso, perché comunque il taglio, secondo me il taglio c'è. È un bel rasoio, nel senso che il taglio è molto piacevole, va giù in profondità, ma non è aggressivo sulla pelle. Quindi basta avere un attimino di mano, ma come taglio è davvero piacevole. Cioè, se uno, a uno piace i rasoietti leggeri, maneggevoli e leggeri, veramente puoi fare quello che vuoi con questo rasoietto. Io personalmente
Un rasoio così mi viene in mente solo di buttarlo su. Se vado in ferie, vado via qualche giorno, lo butto dentro. È leggerissimo, è comodo da portare in giro, non costa un'esagerazione. È vero, dice, un pezzo di plastica. €25, non è che sono pochi, però comunque è fatto bene, non ha chissà che sbavature, a parte un po' nel lato qua, ma non ha sbavature, comunque è fatto bene. Sì, sembra un pezzettino di plastica, è logico, lo vedete anche sotto, non è che, però è fatto bene e ha un bel taglio. Quindi se devo guardare solo la parte tecnica, a sto rasoio qua non manca niente, grandissima profondità. Nonostante sia leggero, non lo sento saltare in viso. Ha una geometria che aggrappi e tiri, quindi non ti va a fare effetto saltellamento in viso. Prende e taglia. Personalmente lascio stare la parte obliqua, nel senso che per come la vedo io la parte obliqua è inutile, perché anch'io adesso qua vado sotto, ma il rasoio ce l'ho perfettamente dritto per andare in contropelo, però c'ho la mano e il rasoio e il manico da una parte, quindi è una cosa proprio che secondo me non ha nessunissimo senso. Allora, il sapone invece funziona, nel senso che ha fatto il suo dovere, non ti dà quell'effetto di certi telovati americani super, cioè sembra un vegetale con un buon montaggio denso, ecco, corposo. Fa il suo meglio sicuramente di vegetali, a parte che ci vuole gran poco. Meglio di vegetali, pelle normale, una buona scorrevolezza, una buona protezione e posto rasatura decente, buono, non mi fa gridare al miracolo, ma non mi fa neanche dire, insomma, che non è buono. È un saponetto che è piacevole, alla fine col rasoio ve l'ho portato a casa con €10 in più, ci può anche stare. Sappiate che al mio naso 50 sento la lavanda e 50% sento il tallo. Purtroppo il mio naso lo sente. Sarà che ultimamente sono diventato un po' più delicato di naso, soprattutto sui tallovati, e quindi questo è quello che sento io. Finiamo questo rasoietto. Lavora molto bene questo rasoio qua, cioè non ho irritazioni di tipo, non c'è, cioè, sento la pelle rilassata, lavora benissimo. Fosse stato dritto in metallo, questo qua sarebbe stato un rasoio, secondo me, anche in acciaio sarebbe stato qualcosa di, secondo me, fenomenale. Però lavora benissimo anche così, quindi alla fine, se uno non si fa i problemi sul fatto che sia leggero, cioè, se uno non si fa tanti problemi, io ormai nella rasatura tradizionale guardo mica solo tecnicamente si funziona, mi piace anche che l'oggetto sia fatto in un certo modo, che magari sia in acciaio, che sia tutte cose mentali. Questo qua ti sembra di avere in mano quello che vedi, non è che sia di più, però funziona molto meglio di quello che mi aspettavo, quindi sicuramente è di gran punti a favore. Un rasoio così da viaggio, secondo me, è la perfezione assoluta, perché ti fa delle sbarbate allucinanti con una grande emozione, perché la lama si sente benissimo. Ha un bel taglio, ma non è aggressivo, profondissimo, ma non aggressivo. Cioè, secondo me è veramente a livelli di un 316, ma senza paura. Cioè, però è forse ancora meno aggressivo. Sarà anche la leggerezza, e quindi riesci tu a dosare molto di più la mano, non lo so. Ovviamente anche una geometria ben studiata, ben fatta.
Il fattore che sia storto, boh, forse lo vedo più come una mossa di marketing, però magari mi sbaglio io e se fosse dritto non avrei lo stesso feeling. Ci sta benissimo, però a me dà l'impressione che ogni volta che appoggio nel viso mi metto lì a raddrizzare e quindi una volta che io raddrizzo ho solo il manico storto, la testina resta dritta. Boh, a me mi dà questa impressione qua. Ok, vado di aftershave. Oggi non metto neanche, mettiamo questo, non ho voglia di, la pelle è un po' è liscia, è un po' strasatura, devo ammettere, è abbastanza naturale, cioè non secca la pelle, ti chiama comunque un'idratazione in più perché la senti pulita, diciamo, però non secca, quindi è una cosa buona e neanche non ti senti l'olioso in viso, è un po' strasatura. Buono, buono. Mettiamo su questo Collister. Eccolo qua. Infatti non brucia neanche l'alcol. No, no, cioè, se uno non sta lì a guardare il fatto del materiale, dell'estetica del materiale, ma guarda, l'efficacia e la tecnicamente come ha fatto il rasoio è ineccepibile, è veramente un bel pezzo. Io personalmente questo sarà assolutamente il mio rasoio da ferie, da quando mi muovo, perché non pesa nulla, te lo metti dappertutto e ti fai delle sbarbate pari comunque a rasoi che costano soldi, quindi cioè, il risultato finale è pari a rasoi da 100-150 euro come risultato in viso. Logicamente il materiale, la leggerezza, la sensazione in viso non è come avere un acciaio, senti la plastica, da qua non ci puoi scappare più di tanto, però funziona bene, quindi a voi la scelta. Ragazzi, ci vediamo, ci sentiamo alla prossima. BBS super raggiunto, sono liscissimo. Non ho irritazioni e quindi la rasatura è spettacolare. Il sapone vi ho detto la mia, mi dispiace tanto, ma provatelo insieme, funziona, però da qui a farmi dire che mi piace come sapone è difficile. Per me è difficile, mi dispiace. Se non ci fosse stata la puzza del tallo, cioè se non avessi proprio sentito aperto il vaso, perché ho detto, mamma mia, lavanda, ma cos'è sta cosa? Perché convinto che era un vegetale, subito ho detto no, non può essere la puzza di tallo, impossibile, non c'è. Adesso ho guardato e c'è e quindi ho capito che era quello. Che ve lo dico a fa, così è la storia. Bene, ragazzi, vi saluto e ci vediamo alla prossima sbarbata. Bye bye.